Un Empoli grigio, come la giornata di quest'oggi, perde per la seconda volta in casa, lo fa con l'Albino Leff, lo fa per 3-1, andando a concludere insomma non positivamente questo campionato 2009-2010. Andiamo adesso per pianetaempoli.it e Teleempoli, la TV ufficiale dell'Empoli Calcio, ad ascoltare le voci dei protagonisti. Mister, proviamo ad analizzare questa gara, un tempo per parte, pesano i tre infortuni purtroppo del primo tempo della difesa azzurra che hanno dato i tre gol all'Albino Leff che poi hanno portato a vincere questa gara per i bergamaschi. Ah, guarda, io penso che questa sconfitta, come è successo col Vicenza, sia una figlia della sconfitta del Brescia. Partiamo da lontano, perché credo che la partita col Brescia per noi sia stato un colpo non indifferente, che non siamo riusciti ad assorbire bene. Perché? Perché col Brescia abbiamo speso tantissimo, pensavamo che quella col Brescia poteva essere la partita di poter cambiare magari in positivo quello che già abbiamo fatto bene il nostro campionato. E da lì sono incominciato, sai, a svanire le motivazioni e tante cose. Diventa difficile poi per un allenatore far trovare magari ai ragazzi delle grandi motivazioni, perché quando non c'è un obiettivo più in palio diventa difficile. È normale che, come dicevi tu, quando ci sono degli infortuni durante una gara può capitare, perché è una squadra nuova, una squadra dove si fanno esperimenti, si fa giocare qualche giovane che ha giocato poco. E quindi i giovani magari, sai, li puoi avere sotto l'aspetto del morale, sotto l'aspetto delle motivazioni, però dall'altro lo perdi di esperienza, lo perdi nei centimetri, magari nel campo o sul discorso tattico. Però non bisogna buttargli la croce addosso, bisogna andare avanti con i giovani, bisogna avere pazienza, bisogna dargli fiducia e guardare avanti con ottimismo. E poi dall'altra parte un Albino Leff che cercava il punto salvezza. Sì, le motivazioni sono state quelle. Credo che in primo tempo loro erano più cattivi, erano più motivati, noi abbiamo avuto qualche, purtroppo ci è capitato due infortuni, se non tre, e questo ci ha un po' condizionati. Nel secondo tempo invece la squadra ha fatto un grande secondo tempo, ha fatto un grandissimo secondo tempo, dove è stato sempre nell'area piccola avversaria, dove ha creato tantissimo, poi è stato bravo Pellizzoli. Un visibilio di calci d'angoli battuti. Sì, poi 4-5 volte Pellizzoli è stato grandioso su Eder, Vannucchi, su De Giorgio, su Coralli. Si è immolato in certe situazioni anche. Poi il palo di Kokoska, e diciamo che, ecco, se riusciamo a fare il 3-1 prima, magari 10 minuti prima, un quarto d'ora prima, quando c'è stato l'episodio del gol annullato oppure l'episodio di Kokoska sul palo, penso che la partita si poteva magari andare la potevamo anche riacciuffare. Però in questo momento il calcio, le motivazioni sono le cose più importanti, il calcio è fatto di queste cose qua, ci sono le motivazioni, c'è tutto. Parlando dei giovani, oggi ha debuttato dal primo minuto Mori, che aveva fatto uno scampolo di partita qualche tempo fa, ha avuto la responsabilità sul gol del 1-0, però poi mi sembra abbia giocato una gagliarda partita. Ma sai, Mori è un 90, è un ragazzo che non ha giocato mai, ha giocato poco, le misure del campo, la prima partita contro una buona squadra. E poi i giovani vanno aiutati anche dai giocatori un po' più esperti, e quando non c'è magari l'esperto che gli dà una mano diventa sempre per un giorno difficile. A me Mori è piaciuto, specialmente nel secondo tempo, secondo me ha fatto una grandissima prestazione, è stato attento, diligente. È normale che è un ragazzo che va inquadrato, ha bisogno di lavorare sotto l'aspetto tattico, però secondo me in prospettiva può essere un buon giocatore. È incommiabile il pubblico che anche al fischio finale sull'1-3 ha applaudito, ha cantato, ha salutato la squadra. Sì, a me mi dispiace, perché avrei voluto magari che si facesse una partita diversa, che l'Empoli uscisse dal campo con una vittoria, perché i ragazzi della curva sono stati bravissimi, ci hanno sempre sostenuto nei momenti difficili, anche oggi. Con questo tempo, con questa situazione, insomma, la squadra che non ha più niente da dire, da dare. E solo quello mi è dispiaciuto, che forse nei primi 45 minuti potevamo regalare qualcosa in più. L'unica cosa che posso promettere è che spero che anche con i miei ragazzi, che in queste ultime due partite, sia la partita di Sassuolo e il derby col Grosseto, che so che loro ci tengono tantissimo,
magari a fare una grande vittoria. Perché insomma è giusto che l'Empoli sia comunque giudice, no? Imparziale di questo campionato, e quindi devono essere 15 giorni importanti. Sì, questo sicuramente, ma questo fa parte della nostra lealtà sportiva, per cui deve essere così, il calcio deve essere questo. Spero che in questa sconfitta di oggi ci faccia capire anche che in queste due partite che ci rimangono, che le facciamo con grande serietà e con grande dignità. Grazie mister. Siamo con Alberto Pelagotti, che da terzo portiere si è trovato quest'oggi a giocare il suo debutto in Serie B, ha giocato tutto il secondo tempo di questo Empoli Albino Lefe. Beh, partiamo dalle emozioni del debutto. Sì, innanzitutto non me l'aspettavo di entrare, proprio non ero sicuro di entrare. Invece poi il professore è venuto in panchina e mi ha detto che Bassi stava non tanto bene e quindi che sarei entrato. A quel punto, insomma, già la cosa era inaspettata e quindi era ancora più bella. E le emozioni sono salite tantissimo, però allo stesso momento ero tranquillo e calmo, e, insomma, ero sicuro di me stesso. Anche perché, Alberto, per i pochi che non lo sapessero, tu sei l'unico empolese dell'Empoli. Sì, sto non proprio di Empoli, però insomma sto a Castelfiorentino io, però vabbè, cioè, praticamente vivo a Empoli, se vengo a scuola a Empoli, faccio tutto a Empoli, quindi praticamente mi ritengo un empolese. Sei anche tifoso dell'Empoli, occhio a come rispondi. Sì, devo dire la verità, sono un po' per la Fiorentina anche, però cioè, l'Empoli chiaramente viene al primo posto, il resto, cioè, se trovassi la Fiorentina sarebbe giusto vincere 4-0. Senti Alberto, il secondo tempo in cui hai giocato tu, i tuoi compagni hanno fatto una grande partita, hai avuto pochissimi problemi da parte degli avanti della Binolete, però in quelle due o tre circostanze ti ho visto comunque bello sicuro, bello tranquillo. Sì, i miei compagni diciamo che hanno cercato fino alla fine di ribaltare il risultato e sono stati bravissimi, perché Pelizzoli insomma ha fatto almeno 5 interventi decisivi e non siamo riusciti a trovare il pari, quindi insomma il mio lavoro è stato di normale amministrazione, però insomma quel poco che ho fatto mi ritengo di averlo fatto abbastanza bene. Mancano ormai 15 giorni per mandare agli archivi questa stagione, immagino che i tuoi pensieri siano proiettati tutti sul prossimo anno. Sì, ormai insomma si pensa già al futuro e ancora sinceramente non so veramente niente, però insomma spero di rimanere qua e di giocarmela per un posto da titolare. Comunque a livello contrattuale come sei messo? A livello contrattuale ho ancora 3 anni qua a Empoli e quindi sono vincolato a loro. Grazie Alberto.